Il testo introduttivo per il sermone di questa mattina lo troviamo in Matteo 26, al versetto 51 e 52, dice quanto segue. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, estesa la mano, trasse fuori la sua spada e percorse il servo del sommo sacerdote, ricedendole un orecchio. Allora Gesù le disse, «Ripone la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada». Amen. Il Signore benedica la sua parola. Amici, sia a voi presenti che a quelli che ci seguono da casa in streaming. Il titolo di questa meditazione è «Guerra e pace», parafrasando il romanzo scritto, il noto romanzo scritto da Lev Tolstoi nel 1860. Questo romanzo scritto, 50 anni dopo i fatti narrati, in questo romanzo Tolstoi racconta il conflitto tra la Francia di Napoleone e la Russia dello zar Alessandro I, dalla battaglia di Austerlitz nel 1805 fino ad arrivare alla ritirata tragica dell'armata francese dalla steppa russa dopo la sconfitta. Napoleone lascerà sulla neve dopo questa campagna 450.000 morti. In questo romanzo di Tolstoi troviamo un'idea che poi ci servirà più avanti. E questo pensiero di Tolstoi dice: tutte le idee che hanno avuto conseguenze, grandi conseguenze nella storia dell'umanità, sono sempre state delle idee semplici. Dopo l'editto di Tessalonica del 380, con il quale l'imperatore Teodosio decretò il cristianesimo come unica religione ufficiale dell'impero romano e la sua adesione formale al cristianesimo, era necessario trovare una giustificazione teologica alle guerre dell'imperatore. E a questo provvide Agostino di Ippona, vescovo del 400 d.C., comunemente conosciuto come Sant'Agostino. Ippona era una città del Nord Africa dove Agostino faceva il vescovo. Siamo nei 400 anni d.C. E Agostino elaborò quindi il concetto nuovo per i cristiani di guerra giusta, che prima di lui non trovava spazio nel pensiero cristiano. E non potendo per ovvi motivi far riferimento al Vangelo, trovò giustificazione per la sua teologia nel libro di Giosuè e nelle guerre per la terra promessa. Secondo Agostino, la guerra giusta poteva essere intrapresa dai cristiani, ma doveva rispondere ai seguenti criteri: legittima auctoritas, justa causa, debitus modus. Cioè, in italiano, secondo l'enunciazione tradizionale, era che la guerra fosse dichiarata dalla legittima autorità, che fosse intrapresa per una giusta causa e che fosse condotta in modi legittimi. Cominciamo. Legittima autorità, il primo punto. Secondo la dottrina della guerra giusta, la guerra può essere giustificata soltanto in vista del bene comune. E dato che l'unica autorità regolatrice del bene comune è il sovrano, la guerra può essere dichiarata legittimamente soltanto dalla legittima autorità politica. Concetto questo che si rivelerà fallace, dato che concede il diritto a fare la guerra a ogni regime più o meno legittimo e in più pone fuori legge ogni rivolta delle colonie per l'indipendenza, dato che l'autorità legittima della colonia è quella del paese occupante. Giusta causa. A proposito della giusta causa, questa doveva essere legata al perseguimento del bene comune e quindi Agostino lavorò diversi fattispecie. Per esempio la tutela dei diritti di uno Stato, che potevano essere i diritti economici, potevano essere i diritti all'onore dello Stato o all'integrità territoriale dello Stato. La cattolicissima Austria
adusse l'omicidio di Sarajevo come giusta causa per dare inizio alla Prima Guerra Mondiale. Nel giugno del 1914, a Sarajevo, l'anarchico bosniaco Gavrilo Princip uccise in un attentato l'erede al trono austro-ungarico, l'arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie. E questa fu la giustificazione della Prima Guerra Mondiale, con il risultato di 16 milioni di morti e 20 milioni di feriti. Durante secoli, per giusta causa, furono adotti tutti i motivi immaginabili: la promozione della fede cattolica, la promozione del libero commercio, la promozione dei valori quali la libertà e la democrazia. Nel caso italiano, ad esempio, la Chiesa romana non ebbe niente da obiettare quando Mussolini, chiamato dal Papa Pio XI l'uomo della provvidenza, vantò il diritto per l'Italia di un posto al sole come giusta causa per iniziare le sue guerre imperialiste in Africa, crudelissime tra l'altro, con il vanto di essere stata la prima guerra nella quale sono state usate le armi chimiche, cioè gas asfissiante, iprite, contro le popolazioni indifese dei villaggi della Abissinia, Etiopia e anche della Libia, allora Cirenaica. Debitus modus, cioè il modo legittimo. Secondo la dottrina d'Agostino, la guerra giusta può essere combattuta ma con precisi limiti. Attualmente abbiamo la Convenzione di Ginevra, per esempio, che stabilisce alcuni confini ben precisi entro i quali dovrebbe limitarsi il comportamento dei belligeranti. In questa prospettiva, ogni distruzione o spoliazione ingiustificata dei beni o rappresaglia sproporzionata sarebbe immorale. Ma anche qui i problemi sono evidenti. Quando una rappresaglia può essere considerata proporzionata? Il generale Francisco Franco, fervente cattolico, si giustificò di fronte alla Chiesa romana dopo il bombardamento a tappeto della città di Guernica. Guernica è una città nei Paesi Baschi, dicendo che questo bombardamento era proporzionato al giusto fine di demoralizzare la popolazione ribelle e ristabilire così l'ordine nel paese. Il principio del debitus modo, o modo corretto, poi è regolato soprattutto dalla legge naturale e dal diritto internazionale. Ma la legge naturale ha il grande limite di essere assai indeterminata e il diritto internazionale, nei fatti, viene applicato soltanto allo sconfitto. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con i suoi 60 milioni di morti, i teologi cattolici rifletterono sul fatto che la dottrina della guerra giusta, nei fatti, era servita come giustificazione per ogni tipo di guerra e ogni atrocità. E queste valutazioni portarono alla Chiesa romana a un ritorno alla morale cristiana delle origini, a Matteo 5,44. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Questa è la dottrina, la vera dottrina cristiana sulla guerra. Ma perché il nostro maestro ci ha fissato un ideale così alto? Per un'idea semplice, l'idea semplice dell'amore. La nostra Chiesa ha dato grandi esempi di coerenza. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Desmond Doss, nella battaglia per l'isola d'Okinawa nel 1945, eventi conosciuti al grande pubblico con il film La battaglia di Hacksaw Ridge, cioè la battaglia della collina seghettata, sempre ispirato dalla parola di sua madre: uccidere è un peccato orribile, non c'è cosa che rattrista di più il cuore di Gesù. E così in questa battaglia questo giovane avventista fedele salvò 75 feriti sotto il fuoco nemico, e tutto questo disarmato. È stato il primo obiettore alle armi premiato con la più alta onorificenza militare statunitense.
The Medal of Honor. E oggi, ad oggi, dopo secoli di guerre americane, ci sono solo 3 obiettori a portare questa medaglia, e uno di questi 3 è un avventista. Riprendiamo la domanda. Amare i nostri nemici. Perché il nostro maestro ci ha fissato un ideale così alto che alla prova dei fatti sembrerebbe irraggiungibile? Racconto sui prigionieri di guerra. Oleg Tabakov è un noto attore russo del secolo scorso, morì alla fine del Novecento, raccontò il seguente aneddoto. Quando ero un bambino, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la nonna gli disse di portare del pane a dei soldati tedeschi che erano ridotti in prigionia nella sua città in condizioni pietose. Ma nonna, rispose lui, quelli lì sono i nostri nemici. Non ha importanza, sono persone come noi e stanno soffrendo, rispose la nonna. Oleg allora ubbidì e portò il pane ai soldati prigionieri. Uno di loro prese il pane e guardandolo negli occhi scoppiò a piangere. Lui per tutta la vita ricordò il volto di questo uomo. Forse Gesù puntò così in alto affinché possiamo almeno portare del pane al nostro nemico prigioniero e non ne smettiamo mai di considerarlo un essere umano come noi. Vi racconto la storia, questa storia è nella biografia della vita del rabbino Israel ben Eliezer, cioè Israele figlio di Eliezer, detto il Baal Shem Tov. Pensate un po' che bel titolo, il maestro del nome di Dio. Quindi Baal Shem Tov vuol dire uno che insegna non solo la parola di Dio, ma il nome di Dio, quindi il carattere di Dio. Un giorno il rabbino raccontò ai suoi allievi alla scuola la seguente storia. Un tempo nel paese di Galizia, un attuale territorio che sarebbe tra la Polonia e l'Ucraina, c'era un re. Nel suo giardino una mattina arrivò un uccello con dei colori meravigliosi e cantava melodie mai udite prima, un'armonia celestiale, e rimaneva come sospeso in cielo. Il re fu preso dal desiderio di possederlo e di chiuderlo nel suo palazzo affinché il suo canto potesse essere ascoltato soltanto dalla sua corte. Come far a prenderlo però? In tutto il regno non c'era una scala abbastanza alta. E inoltre il re voleva avere il merito di prenderlo lui di persona. Allora aveva un'idea, chiamò tutti i servitori, tutta la corte, e fece allora il seguente discorso. Intendo prendere questo uccello, quindi dovete innalzarmi in cielo facendo una torre, in basso si devono mettere i più forti, quindi gli stalieri, i facchini, e via via i funzionari, fino ad arrivare al più alto funzionario di corte. Mi prendete, mi innalzate uno a uno fino a portarmi in alto. Quindi in pochi minuti il re si trovò a poca distanza dell'uccello. Ma proprio in quel momento uno dei facchini, alla base della piramide umana, ebbe una voglia irresistibile di grattarsi il naso e così staccò le braccia dalle gambe di quello che aveva sopra, al che tutta la torre precipitò rovinosamente e l'uccello volò via. A questo punto il rabbino Israele ben Eliezer rimase muto. Passati alcuni minuti, un allievo, probabilmente a nome di tutti, disse: ma rabbino, qual è il senso di questo racconto? Il rabbino rispose che quello che c'è, e ognuno mediti su questo. E dopodiché non disse più nulla. Allora, c'è un significato di questo racconto che è diverso per ognuno di quelli che l'ascoltano, ma il mio è il seguente. La pace è qualcosa di meraviglioso, è un'armonia celestiale. Siamo coscienti soltanto quando la perdiamo. Ma se per possederla contiamo solo sugli sforzi umani, non la raggiungeremo mai. Preghiamo costantemente, ininterrottamente, affinché il Dio della pace ci dia la sua pace
Shalom, fratelli, e buona continuazione del sabato.